di Messi. Federica Fontana, grazie per essere con noi. Enrico Bertolino ha ripreso la serie negativa. A fare il polipo controcampo, diritto di replica, vi aspettiamo. Precisi. Scusa, lasciami finire. Maurizio, non perderti in un bicchiere d'acqua, ora. Vai avanti, stavi andando benissimo. Ti stai complicando la vita, però. Ti stai complicando la vita. Stavi andando bene, continua. No, aspetta, ti spiego rapidissimamente. Allora cosa succede? Dico nel senso che, hai capito come voglio dire, non è una grande, non sarebbe una grande impresa, ecco, è una cosa abbastanza ovvia. Allora è la grande molla questa, perché batti una grandi squadre, grande prestigio in Europa, è questo per cui hanno vinto in 20 anni, cioè che cosa li eccita più? Che cosa li Ronaldinho aggiunge? Che cosa? Prendono un grande shock, una grande musata, una testata contro il muro, che provoca una sorta di soprassalto d'orgoglio, a cominciare dal presidente per finire però poi descrive il Milan come una bella ragazza. Cioè tu dici il Milan è come una bella ragazza e quindi dopo 20 anni non ce la fa più, cambi la ragazza. Chi l'ha detto? Cioè devi cambiare la squadra un po'. Sì, ma non puoi cambiare. Ti avvicini, lo so, non è piacevole. Servizio Milan-Torino 0-0, errore dal dischetto di Gilardino. Marco Cherubini, che continua quello del Milan, cara Federica. La squadra avversaria, mi sono resa conto che gioca con due persone in più, i due pali. Siamo sempre lì, li prendiamo sempre. Ma quindi a dire vero, oggi due pali li ha presi il Torino. Non mi dite, però, dai, ma non mi dite che è fortuna 15 pali. Allora ha ragione Pierino Prati quando dice che il rigore sbagliato, il rigore sul palo, sulla traversa, è un tiro sbagliato. Forse se un tiro come quello di Ibrahimovic prende il palo e va dentro, e un tiro come quello di Giardino prende il palo e va fuori, c'è una componente di fortuna anche. Esiste. Ma no, ma che cosa vuol dire? Con quello di oggi, sono 15 pali. 15 pali, ma non sono 4. Come gioca bene Rosina. Allora, ci sarà naturalmente tanta moviola su questa partita, vorrò capire. Grandi cifre non è possibile. E se non devi prendi grandi giocatori non fai una devi puntare, no! Cui non è. Il Milan non ha avuto la forza di.